Nicola Rimondi, architetto e fondatore insieme a Simone Gheduzzi e a Gabriele Sorchetti dello studio Diverse Righe Studio, fondato nel 2003 a Bologna da, appunto, da Nicola, da Simone Gheduzzi e Gabriele Sorchetti, tutti classe 75, quindi tutti per l'Italia giovanissimi architetti in erba ovviamente. Tutti laureati a Ferrara nel 2001, lo studio si è già aggiudicato diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, ricordo solo il premio internazionale architettura sostenibile, due candidature alla medaglia d'oro per l'architettura italiana 2012 della Triennale di Milano e varie altre riconoscimenti e esposizioni di vostri lavori in varie occasioni, dal London Festival of Architecture all'Esposizione Universale di Shanghai del 2010, nonché alla Biennale sempre del 2010. Nicola Rimondi, parlando dell'ufficio Colinelli, di che colore è un confine? Di che colore è un confine, Nicola? Assolutamente indeterminato. Posso chiederti il... È assolutamente indeterminato e trascendentale. È uno delle prime domande che ci siamo posti. Questo sì. Di che colore ha un confine, appunto? Questa domanda viene dal, nasce dal tema che ci veniva posto, anche noi come l'area che hai appena mostrato, il nostro comitato e la fondazione. Di concezione molto diversa, più sul trust anglosassone, nasce dalla volontà del cavaliere Marino Golinelli, un signore, un industriale nel campo della farmaceutica, che sente la responsabilità del proprio ruolo di imprenditore, che nella parte finale della sua carriera vuole lasciare qualcosa alla comunità e lo vuole lasciare nella forma di insegnamento, di scuola e di cultura, quindi da 25 anni porta avanti questa fondazione che insegna la scienza e l'arte ai ragazzi agli under 18, dai 18 mesi ai 18 anni. Perché il colore di un confine? Perché il colore di un confine, come vedevamo in questa immagine, è una delle cose più determinate che ci sia, pensiamo, ed è, accettavo la parola trascendentale perché ci piace pensarlo come mutevole, mobile, soggetto alle interazioni delle persone, soprattutto se pensiamo alla scienza e all'arte. È una delle più grandi espressioni di libertà che ci siano, e cerco di richiamarvela con questa immagine di un progetto di Carlo Scarpa a Venezia in cui il proprio confine tra edificio e acqua, interno e esterno, cambia a seconda del cambiare delle maree, a seconda dell'interazione con i batteri, le persone, le alghe sul muro, proprio pensato per quello. Le officine Examinum sono, anche qui interveniamo in un'area industriale, abbandonata in questo caso, la scelta dell'area, anche qui col committente ci siamo trovati molto in sintonia perché in lui c'era una voglia forte di andare, una voglia forte, una concezione chiara di una città policentrica, quindi nel non voler andare per forza a voler intervenire nel centro, ma di cercare di riattivare aree che risultano deboli dal punto di vista sociale e del bisogno di riqualificazione. Questo è l'edificio. Questo è l'edificio, questa è la parte in cui andiamo ad intervenire, oggetto della nostra proprietà, è una parte di un'area industriale molto più grande, edificio costruito nel primo dopoguerra, già sede di una fonderia. Negli ultimi usi fu la Sabem che costruiva ascensori, prima è stata una fonderia e poi sede di ascensori, di costruzione di ascensori. Ne abbiamo individuato delle peculiarità e delle potenzialità positive in questo edificio, una scatola abbastanza semplice però con una luce molto, che portava delle qualità molto, molto alte, come molti edifici industriali da discesa orientati a nord, questo tipo di particolarità l'abbiamo voluta
sfruttare, che siano al massimo delle sue potenzialità. Struttura mista acciaio e laterizio. La teoria che abbiamo voluto mettere in campo parte da tre concetti, da tre parole che troviamo ben sintetizzate anche in questa foto di Dalì, cioè il concetto del paradosso, perché in questo edificio verrà a contrapporsi, secondo noi, quasi l'infinitamente piccolo della ricerca scientifica, dei microscopi in cui questi ragazzi vanno a studiare, con l'infinitamente ampio e aperto di questa trasparenza del cielo e la trasparenza del concetto di cultura stesso. Errore perché oltre a concepire l'errore in questo tipo di edificio, sarà una cosa su cui tornerò, vogliamo anche dare peso al concetto di non finito, cioè un passo indietro che secondo noi sempre più spesso noi progettisti forse dovremmo fare nel lavorare col tempo rispetto alla nostra architettura, cioè non considerarle finite al giorno dell'inaugurazione, ma sempre lasciare gli spazi di sviluppo, di modificazione, di interazione con da parte degli utenti, che in molti anni, in molti concetti di architettura non ho visto più soffrire. Dicevamo, e il concetto di sinestesia, quindi di far lavorare in dicotomia vari sensi, anche qui il tema iniziale che citavamo, di che colore è il confine, così come se dovessimo cercare di ragionare di una musica, del calore di una musica piuttosto che del senso di apertura relativo all'udito. Il rapporto con cui ci siamo confrontati con la città è stato innanzitutto nella considerazione che lavoravamo con un esterno locale ma con un interno globale. Cosa voglio dire con questi termini? Cioè, l'esterno locale perché l'edificio si confronta col proprio habitat, interno in cui si è inserito, in cui è nato, in cui è cresciuto e con il quale instaura continua relazione. L'interno globale invece perché il committente ci ha chiesto di costruire una città del futuro. L'orizzonte della fondazione oggi è il 2065, per ragazzi che saranno adulti nel 2065, lui ci ha sempre sfidato nel costruire la città del futuro per i ragazzi che dovevano entrare nella fondazione. Quindi l'interno abbiamo pensato subito con una metafora della città. Il programma ci chiedeva di andare questi sono i loghi delle attività che svolge la fondazione, attività come branche, campi di intervento, quindi la scienza in pratica che la ritroverete successivamente, insegnano ai ragazzi della categoria delle scuole medie superiori, appunto insieme alla scienza fanno esperimenti di laboratorio, la scuola delle idee, educare, ci sono dei programmi su educare, è una formazione che fanno agli insegnanti, il giardino delle imprese, vengono formati, l'idea è quella di formare una nuova classe di imprenditori ed aiutare i giovani imprenditori, giovani nella concezione di Marina Bolinelli significa under 18, a mettere in piedi, a concretizzare le proprie idee e farle diventare poi imprese vere e proprie. Scienza in Piazza ogni anno fa una manifestazione che si svolge a Bologna, molto interessante, perché approfondito il tema della scienza, viene divulgato e viene coinvolta la città. Ognuna di queste attività aveva bisogno, diciamo, di una sede. In questa metafora, ad esempio, la scuola delle idee, che è la scuola che si rivolge ai bambini da 18 mesi ai 10 anni circa, nella nostra metafora sono gli spazi per l'infanzia, l'asilo nido, il parco giochi attrezzato, la scienza in pratica, quella per i ragazzi del superiore, più verso le scuole secondarie, i laboratori, gli uffici, ovviamente la fondazione degli uffici propri per la propria amministrazione, per il coordinamento. Questa secondo noi era più adatto a pensare a qualcosa come se fosse un municipio. Gli spazi, come ogni città, abbiamo pensato anche a
agli spazi pubblici, quindi sia per quanto che potessero ospitare e gestire le relazioni, sia perché dovevano poi a loro volta ospitare gli eventi comuni a tutte queste attività. Mentre il giardino delle imprese, quello che per i ragazzi, non so come guarda questo microfono, a volte lo sentite meglio? Spero che non salti. Il giardino delle imprese per le start-up dei giovani ragazzi l'abbiamo pensato più come all'infrastruttura, all'under construction. Quindi ovviamente a questo è stato accompagnato un programma e nell'edificio di cui disponevamo, questo è lo stato di fatto senza la copertura, quindi con lo schema strutturale svuotato, no, della copertura, qui siamo andati a pensare agli oggetti che saremmo andati, poi ad inserire. Quindi ovviamente il funzionamento esterno che aveva bisogno di spazi duttili, quindi abbiamo pensato dei parasoli, al funzionamento della mobilità esterna, dei parcheggi e della hall d'ingresso, l'urbanizzazione debole, quindi la caffetteria, gli spazi di circolazione, gli uffici, la gestione, lo spazio per la scienza in pratica, lo spazio per il giardino delle imprese, gli spazi aperti, le piazze per i convegni, per il ritrovarsi, e la scuola delle idee per i ragazzi, per i bambini più piccoli. Tutto questo sommato ci ha portato a questa idea di progetto. Ovviamente abbiamo lavorato nella concezione, questo layout nasce dalla concezione che ci ha spinto ad intendere questo lavoro come la volontà di costruire una scatola nella scatola, con l'intenzione progettuale che il nostro intervento possa essere un giorno totalmente reversibile. Tutti questi edifici che andiamo a costruire sono costruiti a secco, nella totalità, con sistemi costruttivi in acciaio e in legno, per cui se un giorno, anche nella remota possibilità, potranno essere comunque smontati e ricollocati all'interno di un'altra scatola teorica, diciamo. Naturalmente l'edificio esistente è stato trattato, perché la scatola che si conteneva ha richiesto un aggiornamento come prestazioni, un po' perché era un edificio destinato formalmente, diciamo, come uso comunale terziario, però nella sostanza ci vanno poi dei ragazzi e dei bambini a studiare, quindi dal punto di vista antisismico strutturale è stata adeguata la struttura in classe 3, dal punto di vista della sicurezza antincendio è stata aggiornata anche qui come scuola e come edificio per eventi. Le prestazioni energetiche ne parleremo meglio alla fine, anche perché è un po' meno comunque che tiene conto della domotica e dell'architettura, quindi vorrei approfondire questa parte più alla fine. Nella concezione nostra che sia importante applicare nei nostri progetti sempre più know-how, ma anche quando possibile sempre meno in tech. Che cosa intendo con questo? Cioè, sono convinto che quando un progetto ha delle, e anche da qui una premessa teorica, scusatemi un po' lunga, ha delle fondamenta solide, ci sia sempre meno bisogno di sopperire con soluzioni estreme dal punto di vista delle tech, e questo porta a più semplicità gestionale, riduzione dei costi, più facilità nell'uso da parte dei clienti, un confronto più semplice anche con il budget che abbiamo, perché per quanto il nostro committente filantropo sia facoltoso, comunque stiamo parlando di un intervento che ha richiesto a consuntivo 1.150 euro al metro quadro di costo di costruzione. Quindi per le premesse e per l'obiettivo che si era posto, comunque il costo penso contenuto. Quindi dicevamo strutture classe terra, stanno a fuoco, gli spazi esterni sono stati portati circa 3.000 metri quadri di verde non presenti prima in quest'area, è stata bonificata perché erano presenti resa sicura, diciamo, perché erano presenti degli scarti di produzione dell'ex fonderia, quindi abbiamo impermeabilizzato, abbiamo protetto le falde da un eventuale percolato.
caratteristiche energetiche ve le racconto dopo. Ovviamente abbiamo ragionato molto sul paesaggio sonoro. Quello era un edificio che aveva delle grandi potenzialità, ma anche dei grossi rischi. Quando siamo entrati, ad esempio, l'acustica era terribile, sembrava di essere... Avete presente i palloni dei campi di tennis nei quali non si riesce a parlare a 2 metri di distanza di 2 persone? L'effetto era quello, quindi la costruzione di un paesaggio sonoro non solo inteso mai come prestazione di abbattimento acustico, ma sempre inteso come nel verso del concetto di limite che dicevo prima. Quindi così come architetti ci misuriamo con la forma, come sempre molto più spesso, sempre con le trasparenze, il concetto di limite, aprirlo e chiuderlo dal punto di vista visivo, l'abbiamo sempre fatto. Ci siamo voluti anche confrontare con questo tipo di paesaggio dal punto di vista sonoro, quindi creare delle situazioni, oltre a una piccola sala anecoica che abbiamo creato all'interno dell'edificio, anche con un paesaggio che aprisse, quindi con delle pareti fonoassorbenti. Una parete fonoassorbente il nostro cervello la interpreta come una non barriera, lo interpreta come uno spazio aperto, quindi giocare con il paesaggio che il nostro cervello costruisce nei propri interni in maniera restrittiva, in dicotomia con il paesaggio visivo, diciamo. Uno studio dei materiali, perché comunque per il budget che avevamo e per una nostra etica professionale, comunque abbiamo, e anche per la premessa che facevo della contemplazione dell'errore, abbiamo voluto lavorare con tutti i materiali che vedrete nelle foto sono dei materiali basso costo. I pavimenti sono un mucchetto in PVC, abbiamo lavorato molto col policarbonato, con dei rivestimenti presi da altre situazioni, cose che si usano per la sicurezza nei campi da basket. Abbiamo usato molti pavimenti, sono quelli che si usano nelle palestre. Questo è una prima scorsa. Vi faccio vedere il risultato di queste premesse direttamente, senza farvi... non mi piace farvi vedere molti disegni in architettura, penso che... sappiamo tutti leggere il risultato direttamente quando l'opera è compiuta. Queste prime immagini che vi faccio vedere quindi sono del giardino, gli edifici dedicati alla didattica per i bambini più piccoli, quindi nella metafora dicevamo gli spazi per l'asili o gli spazi per i parchi giochi. In questo caso il sistema costruttivo, come vedete, è in legno prefabbricato. Una delle cose che non ho detto riguarda i tempi di costruzione di questo edificio. Abbiamo impiegato 2 anni dall'incarico all'inaugurazione, un po' per voglia e la spinta del nostro committente che per grazia ricevuta, comunque quando ci diede l'incarico aveva già 93 anni, quindi un po' di voglia di vederlo, ce l'avevo. Ma no, ancora no, assolutamente visco lucido. Però è assolutamente concepibile che avesse la voglia di vedere quest'opera compiuta quanto prima. E un po' perché la concezione proprio di lavorare nella scatola si confronta ed era necessario da parte nostra con questi tempi. Quindi il cantiere è durato 10 mesi, ha richiesto una variante presso l'amministrazione comunale urbanistica. Abbiamo avuto anche qualche imprevisto perché abbiamo trovato poi delle cisterne di gasolio e altre cose. Comunque compierlo in 10 mesi richiedeva prefabbricazione sicuramente. E naturalmente qualità dei materiali, comunque non solo possibilità di montaggio e smontaggio, ma riteniamo anche che la qualità dei materiali, il fatto che abbiano poche emissioni, soprattutto in luoghi in cui sono vissuti da bambini, dal punto di vista etico non poteva prescindere da certi ragionamenti. Questa è la terrazza che abbiamo visto sopra il foyer. L'edificio all'esterno è stato oggetto ovviamente di riqualificazione, l'abbiamo isolato in tutte le sue parti dal punto di vista termico. Questa è la grande area verde che abbiamo recuperato, che abbiamo progettato per lo spazio dell'ingresso. È un'area che anche qui è progettata data a disposizione della didattica, che loro serviva per fare poi didattica con i ragazzi all'esterno. Vedete che le finestre che abbiamo aperto, abbiamo ingrandito, in questo caso sono tutte protette da degli ombreggiamenti solari che sono anche in questo caso controllati da un sistema domotico che le controlla secondo del sole e permette di ombreggiare. Dietro questa tenda c'è
ci sono le parti tecnologiche, questo è l'ingresso. Prima parlavo del concetto di errore, vedrete che tutti i materiali e tutte le strutture, la nostra scelta è stata di tenerle a vista così per come erano, a parte ovviamente sull'acciaio, la vernice bianca intumescente, perché quella è necessaria per criteri di sicurezza, però non abbiamo mai voluto utilizzare colorazioni o... non c'è cartongesso e non c'è laterizio in questo edificio. Tutti i materiali che vi faccio vedere, le colorazioni sono il colore, il risultato del materiale stesso, perché questo anche quando ci porta a lasciare vedere finiture costruttive, il bullone della struttura vista, abbiamo scelto volontariamente di gli impianti sono a vista. Questo sia per motivi di budget che per motivi di disegno, di atmosfera legati al tipo di edificio da cui venivamo, che appunto per le logiche che vi dicevo. Vi assicuro, il tenere questo a vista non è una semplificazione progettuale, anzi ci ha costretto a dover progettare ogni tipo di impianto, ogni tipo di soluzione o finitura strutturale, progettarla in fase di progetto esecutivo. Proprio perché è sia vista, ma comunque deve risultare sempre piacevole. Queste due armadiature che vi sto facendo vedere, questa è una sala che contiene i laboratori in cui i ragazzi fanno gli esperimenti su DNA, coltivano batteri, fanno cose estremamente avanzate. L'armadio che vedete qui di fronte, così come questo armadio che è un contenitivo delle parti degli uffici, sono pareti ad altissimo assorbimento acustico, quindi contribuiscono a creare quell'effetto di cui vi dicevo prima, di apertura, di trasparenza acustica, di costruzione del paesaggio acustico. Anche perché il lavorare in un ambiente aperto di questo tipo, dal punto di vista dell'acustica, ci ha costretto a progettare molto bene i rapporti che ci sono tra le varie funzioni, proprio perché il rischio di disturbo tra una e l'altra era comunque alto. Questa è quella che prima citavo come piazza, è una grande sala conferenze atta sia per gli eventi che al formare appunto e fare conferenze e formare gli insegnanti. Questo è l'ufficio del Cavalier Golinelli. È stato l'ufficio del Cavaliere Golinelli, quindi anche qui dicevamo sempre la logica della scatola nella scatola. È molto giovane. Sì, come mentalità sì, assolutamente. È stato un grande confronto, molto ci ha dato molto a portare avanti questo progetto assieme a lui. Gli spazi delle relazioni, come vedete, sono spazi soprattutto al piano terra che abbiamo lasciato. Questi sono gli uffici e le parti in cui viene fatta la didattica e gli uffici che verranno consegnati ai ragazzi under 18 che stanno formando le proprie prime imprese, alle start-up. Qui il tema del giallo e nero viene dall'under construction, come vi dicevo prima, naturalmente abbiamo giocato con i colori anche in relazione alla grafica e agli orologi che erano stati scelti, unendo la nostra metafora, la nostra interpretazione a quello che erano già le loro funzioni. Il muro è il grande set in cemento armato che vedete, su cui si appoggia questo lungo sbalzo dell'infrastruttura, per come l'abbiamo intesa noi, è un cemento armato nero in colorazione in pasta, non abbiamo verniciato noi. Questi sono gli spazi che dicevo del non finito, cioè che già in questi primi mesi di uso stiamo vedendo sono poi gli spazi più utili a loro, perché anche nel confronto iniziale che c'è con i direttori del ciascun settore ci rendiamo conto che ciò che poi sarà l'uso vero che viene fatto in un edificio non può mai essere esattamente adattato a tutto ciò che ci siamo poi cercato di prefigurare. L'edificio, il nostro non finito, naturalmente viene anche da un confronto che voi vedete. La scatola esistente è stata trattata come un foglio bianco.
perché deve essere una tela bianca, diciamo, è atta ad ospitare, loro fanno molte mostre, il cavaliere stesso è un appassionato di arte, quindi all'inizio ci era stato chiesto di poter ospitare anche fino a 200-300 opere su queste pareti, più le mostre che fanno, più la potenzialità che ci hanno sempre chiesto di poter proiettare, usare, lavorare con alcuni spazi, ci ha portato a lasciare tutto l'edificio esistente, come pensarlo solo come luogo atto ad ospitare esposizioni. Qui siamo la sera. E vi voglio raccontare anche qualcosa, qualche ragionamento che abbiamo fatto dal punto di vista appunto dell'habitat in cui ci andavamo ad inserire, quindi nella nostra coscienza, nella nostra etica, come in fase preliminare ragionare su questo progetto e come dei numeri che sono poi usciti a consuntivo. Cioè, un primo ragionamento con il quale volevo confrontarmi con voi qua è l'energia grigia. Che cosa ha comportato per noi scegliere di mantenere un edificio piuttosto che demolirlo e rifarlo? Vado direttamente al numero, 1338 tonnellate di CO2 non consumate. Abbiamo preso il costo energetico di energia grigia, quindi tutto ciò che costa dal punto di vista energetico produrre materia prima, trasportarla, porla in opera, per non parlare poi dell'inquinamento prodotto e dei disturbi prodotti al vicinato nel demolire e rifare, no? Quindi l'equivalente di 3.300, di un ciclo ventennale di 3.300 alberi, non sono pochi, quindi quando facciamo delle scelte di riuso non implicano solo il consumo del territorio, implicano anche il consumo di molte altre risorse. La logica energetica di questo edificio, ovviamente mi ha detto innanzitutto coibentiamo e rendiamo, facciamo in modo che questo edificio non abbia, abbia bisogno di meno energia possibile. Quindi lo studio solare per fare in modo che non si surriscaldi nei mesi estivi, l'isolamento perché non aveva bisogno nei mesi invernali di consumare molta energia per riscaldarsi o per acclimatizzarsi, un impianto fotovoltaico da 50 kW sulla copertura. Abbiamo fatto la scelta di disconnetterci dal gas, quindi è tutto climatizzato con pompe di calore, degli impianti misto, radianti e split, quindi ad aria primaria, con il ricambio d'aria, perché sappiamo bene che un po' per le attività laboratoriali che fanno, un po' per gli affollamenti che subisce questo edificio, sono 4.500 metri che ospitano fino a 300 persone nei giorni scolastici, diciamo, quindi quando arrivano i pullman hanno bisogno di qualità dell'aria, quindi un impianto intelligente di recupero del calore e la volontà di non produrre quei inquinamenti in una città, quindi non produrre inquinamenti in loco. Ci ha portato il risultato all'edificio in classe A+, in questo caso. L'illuminazione è un'illuminazione LED con un sistema domotico che controlla e fa, questa è stata una parte che ci ha impegnato parecchio nel riuscire a fare dialogare più sistemi, lavora e fa lavorare non solo l'illuminazione, il controllo dell'illuminazione che viene fatto attraverso l'illuminazione esterna, quindi le luci interne si autoregolano in base alla luce naturale anche che penetra all'interno dei locali, si autoregolano in base alla presenza o non presenza delle persone, quindi i corridoi abbassano, si attenuano l'illuminazione quando non sono percorsi, così come le sale. Anche perché essendo un edificio con molto flusso di persone, ma persone che non sono, che vengono lì solo una volta nella vita, abbiamo voluto automatizzare le cose il più possibile proprio perché non c'era tempo di formarle. Così come le tende e l'apertura delle finestre in copertura viene tutta regolata da sistemi logici che cercano di sfruttare al meglio sia l'illuminazione per qualità ambientale all'interno degli ambienti che ovviamente consumo energetico e l'uso del free cooling e di altre cose. Anche qua circa ogni anno, cioè il risparmio ottenuto è l'equivalente di 780 alberi CO2. L'ultima slide, avete visto che è un edificio bianco. L'edificio bianco anche perché sia per la neutralità del supporto, dicevo, ma abbiamo scelto di utilizzare una tinta che fosse fotocatalitica, quindi a base di ossidi di titanio.
Questo perché proprio volevamo avere un impatto positivo sull'habitat che ci andavamo ad insediare. Ed abbiamo visto che durante il cantiere sono emerse delle ricerche svolte da varie università italiane e svizzere che ci hanno permesso poi di quantificare quindi l'abbattimento di inquinanti che riusciamo ad ottenere tramite le superfici bianche che siamo andate a tingere con la fotocatalitica pari alla capacità di depurazione di 44 alberi, non sono pochi, comunque un intervento di rigenerazione sulla superficie di 9.000 metri pensiamo che possa essere che possa avere riscontri positivi per la città in cui si va ad insediare. Insomma. Questa è l'ultima slide. Grazie. Grazie.